Va servito come una ragazza, come una bella donna, come la tua moglie. È così, no? Allora lui viene dove tu vuoi, ti dà tutto. Sicuramente perché le sabbie che venivano utilizzate nelle nostre metrerie erano sabbie ad alto contenuto di ferro che dava questa colorazione del verde chiamato poi verde Empoli. Produzione vetraria empolese è costituita essenzialmente da fiaschi e damigiani. Perché il fiasco è nato in Toscana esattamente non si sa, sicuramente è il contenitore in vetro per vino più vecchio al mondo. In seno alla grande attività manifatturiera legata appunto alla produzione del fiasco, della damigiana e degli articoli cosiddetti di bufferia toscana, si inserisce la produzione del vetro artistico. Cosa sta a monte di questo prodotto? Sta una professionalità maturata non nell'arco di un anno o due anni di esperienza lavorativa, ma di una vita. Sì, no, da imparare, io ho imparato da vecchi, eh. Ci sei, Sergio? Te dura, perché questo si fa tutto un pezzo. Quando te tu vedi parte di qui, te non hai visto incollature, il pezzo è finito. Questo è vetro soffiato, tutto, è lavorato a mano. Ecco perché bisogna farglielo aprire alla gente. È un vetro bello, un vetro buono, un vetro dolce. Non è un vetro che devi correre a farlo, come il vetro verde degli anni 50, quando facevano le bottiglie, le damigiane, questi contenitori, ci voleva dei vetri, appena lo toccavi doveva seccare perché doveva fare tanta produzione, capito? Il bello del lavoro che voi avete visto fare appunto è il mettersi costantemente alla prova con la materia vetro, che comunque giorno per giorno non è mai la stessa. È un po' ghiaccino. Un po' ghiaccino, te l'ho detto, era un po' ghiaccino, ma non è che ci ho indovinato, me l'ha detto il vetro, mi ha detto sono ghiaccio.